Cari amici, ben rivisti e ben ritrovati nel video di oggi, dove vediamo questa fantastica pistola per colla a caldo della Parkside e la vediamo tra poco. Questa pistola per colla a caldo si scalda in soltanto 60 secondi, ha una funzione di spegnimento automatico dopo circa 30 minuti di inattività, ha una spia LED indicante la temperatura di funzionamento, ha un'illuminazione LED integrata per una visione ottimale durante il lavoro e utilizza stick che hanno un diametro di 11 mm. L'utensile può essere acceso premendo questo comodo pulsante che indica anche il suo stato di attivazione, infatti il rosso indica che la colla non è ancora calda, mentre il verde indica una temperatura di circa 140 gradi centigradi dopo circa 60 secondi e di 180 gradi centigradi dopo circa 2 minuti. In fase di riscaldamento il LED che illumina la zona di lavoro resterà sempre acceso. L'inserimento dello stick è piuttosto semplice. Il LED verde ci indica che la pistola a caldo è pronta per l'utilizzo. Il pulsante di avanzamento è piuttosto rigido all'inizio perché la pistola non è ancora calda al massimo, ma io vi consiglio questo piccolo trucco per agevolare il lavoro. Bene, credo che abbiamo raggiunto in questo momento circa i 180 gradi centigradi. Testiamola. Questa incollatrice a caldo può fornire circa 15 grammi al minuto di colla fusa. La viscosità della colla è piuttosto buona. Facciamo adesso qualche altro test. Beh, direi tutto sommato che questa piccola incollatrice a caldo se la cava piuttosto bene nonostante la batteria. Io sto utilizzando una batteria da 4 A. Vediamo se riusciamo a fare uno stick intero. Aumentando la frequenza la pistola ha qualche difficoltà in più. Basterà aspettare circa 10 secondi e continuerà in maniera perfetta il suo lavoro. Tengo a precisare che non sto usando gli stick in dotazione, ma questi costruiti direttamente in Spagna. La pistola continuerà a perdere un po' di colla, piuttosto fisiologico, capita spesso, quindi vi consiglio di utilizzare una superficie che non abbia aderenza. A questo punto direi che possiamo spegnere la pistola e aspettiamo il risultato della colla. Per chi si stesse chiedendo invece come può essere utilizzata una pistola per colla a caldo, beh, vi invito a guardare alcuni dei miei video. Io ci ho costruito veramente di tutto per sigillare, per fare colate e non soltanto per incollare. Giusto a titolo esemplificativo vi lascio qui un video se volete approfondire. Dopo circa 6 stick la mia batteria da 4 A sembra ancora carica. Se vogliamo sostituire l'ugello dobbiamo prima svuotare tutta la pistola per colla a caldo. Vi consiglio quindi di prendere un lungo giravite e accompagnare la colla in uscita. In questa maniera andremo a svuotare tutta la pistola per colla a caldo. Sto usando un gravide detox. Se resta un po' di colla sul finale non è importante, bisogna semplicemente superare il colletto. Non è questo il caso, ma vi consiglio di non insistere con la colla quando è ancora fredda, altrimenti potrebbe uscire in questo punto piuttosto che uscire dall'ugello, mi è capitato in passato. L'ugello raggiunge una temperatura di circa 180 gradi centigradi. Una volta che si sarà raffreddato possiamo estrarre la guarnizione in gomma e sostituirlo. Prendiamo quindi una chiave multifunzione e procediamo all'estrazione. Se avete scaricato correttamente la pistola non ci saranno problemi. Se la guarnizione si dovesse usurare è facilmente sostituibile. Vi consiglio di non avvitare in maniera troppo energica. Direi che così è sufficiente. Successivamente sarà possibile reinserire la protezione in gomma. Ricordatevi che questo simbolo ci indica che quest'utensile lavora ad alte temperature. La colla a caldo è un materiale piuttosto interessante perché una volta che si raffredda sarà piuttosto semplice ripulire pezzi.
Vediamo adesso come sono venute queste colate. Beh, direi che sono venute veramente bene. Più in là proverò a fare un video per mostrarvi come recuperare i residui di colla a caldo. Non buttateli. Ottimo anche il silicone di questo tappetino. Cari amici, giunti a questo punto del video, tiriamo le somme e vi dico cosa penso di questo utensile. Direi che se avete le batterie 20V TIM non fatevi scappare questa pistola per colla a caldo. Venduta al prezzo di circa 14€ è veramente un affare. Non sostituisce una pistola a caldo a filo, ma è molto versatile in tutte quelle situazioni in cui siamo senza corrente. Comoda, leggera e soprattutto abbastanza veloce nel riscaldamento. Quindi al di là della quantità di colla prodotta per ogni minuto, io credo che sia veramente un affare. Cari amici, giunti a questo punto del video, io vi mando un caro saluto e un caldo abbraccio, salutandovi al prossimo progetto. Ciao ragazzi!